Buongiorno. Thank you for coming here today and listening to. Grazie intanto. Grazie per essere qui. Grazie per partecipare appunto a grazie di partecipare a questo incontro. Mi sentite? Sì, sentiamo bene. Bene, allora mi chiamo Raffaella e appunto mi occupo di psichiatria e psicologia all'Università di Victoria in Australia, però sto finendo il mio dottorato di ricerca nell'ambito della depressione in giovani affetti da autismo. In particolare mi riferisco appunto al quadro depressivo in queste persone per cui è già stata fatta la diagnosi di appunto ASD. Naturalmente questo in realtà rientra in un progetto più ampio. L'idea è quella di analizzare la fenomenologia del, appunto, del quadro clinico che riguarda specificamente il appunto, disturbo depressivo, ma cerchiamo anche di valutare l'assessment e naturalmente i vari fattori psicosociali che potrebbero anch'essi ovviamente essere in qualche modo da riferire a pazienti affetti da autismo. Gli aspetti clinici naturalmente dello studio sono quelli che ci interessano particolarmente, quindi di che tipo di depressione si parla per questo tipo di soggetti, questa era un po' l'idea, e naturalmente lo scopo è anche quello di fornire dei dati possibilmente utili a chiunque debba poi fare una valutazione, un assessment ed eventualmente anche una diagnosi. Naturalmente esiste già una certa ricerca in questo senso, esistono degli studi sicuramente attualmente disponibili di cui noi ci siamo occupati, abbiamo guardato anche le procedure diagnostiche relative soprattutto a 50 soggetti affetti da autismo e naturalmente abbiamo discusso diversi case studies. In alcuni casi si parlava di soggetti affetti da disabilità intellettive, in altri casi si parlava appunto di soggetti affetti da autismo in modo più specifico. Allora, cominciamo dalla ricerca già esistente. Naturalmente si parla di soggetti altamente passibili di sviluppare un quadro depressivo. Decisamente la depressione è il disturbo psichiatrico più comunemente descritto in questo gruppo di soggetti. Ci sono diversi studi epidemiologici che di fatto riportano esattamente questo dato. Ecco, sicuramente sappiamo che in questo caso specifico ci si occupa in particolare di fenomenologia, di assessment e di diagnosi del quadro depressivo. La variabilità però è notevole nei risultati ottenuti fin qui, probabilmente penso perché ci sono differenze nelle dimensioni dei campioni e probabilmente anche il tipo di campione ogni volta utilizzato varia da studio a studio. In alcuni casi si tratta di soggetti Asperger, in altri casi di soggetti effettivamente autistici, in altri casi ancora in soggetti affetti da disabilità intellettive. Ecco, però sicuramente quello che vediamo in letteratura e che probabilmente spiega veramente la grande variabilità è questa differenza nella metodologia diagnostica, nei criteri diagnostici. Quindi lì sicuramente noi vediamo che a volte si utilizzano dei criteri in pratica uguali anche per i soggetti con sviluppo tipico, dunque questa divergenza di tipo metodologico è probabilmente quella che meglio spiega la situazione. Purtroppo in molti casi non c'è appunto una specificità di posizione metodologica, per cui c'è in realtà una impostazione piuttosto diciamo generale ogni volta. Ecco, io penso che uno degli elementi che manca attualmente nella ricerca e poi uno dei motivi per cui è stato così difficile avere dei criteri diagnostici che fossero realmente coerenti è dato dal fatto che in realtà per quello che riguarda la depressione in soggetti autistici non esistono attualmente dei criteri appunto coerenti e diciamo uguali per tutti gli studi. Quindi questo è quello che
manca attualmente. Allora, la nostra posizione è stata quella di trovare dei criteri che potessero essere visti come gold standard, dunque con alto grado di accuratezza e di affidabilità. Questo è molto importante, soprattutto per quello che riguarda poi l'applicazione, diciamo, nella realtà di questo tipo di criteri. Dunque abbiamo cercato di lavorare su queste basi. Bene. Diciamo qualcosa sull'aspetto demografico di questi studi. Ecco, allora qui vedete l'età media e vedete che durante l'adolescenza la depressione sembra aumentare ed è per questo tra l'altro che abbiamo scelto in particolare questa fascia di età, e poi vedete le differenti percentuali tra le varie patologie prese in considerazione per quello che riguarda appunto l'evoluzione intellettiva. Quindi abbiamo cercato naturalmente di lavorare anche sull'aspetto genere, quindi vedete che esiste una distribuzione di genere che sembra riprendere assolutamente le nostre attese, vedete un 82% per i ragazzi e un 18% per le ragazze. Poi vedete le percentuali appunto all'alto funzionamento 50%, lieve disabilità mentale 16% e così via. Disabilità intellettiva. Bene, qui veniamo adesso ai colloqui che abbiamo fatto, diciamo così, i momenti in cui i soggetti hanno appunto si sono sottoposti a questo colloquio di tipo clinico, diciamo semi strutturato. Si tratta di uno strumento assolutamente convalidato e utilizzato anche per i soggetti affetti da disabilità intellettive e rientra perfettamente in quello che accade poi nella pratica clinica. Quindi intanto abbiamo visto la famiglia e i soggetti insieme, abbiamo cercato di raccogliere informazioni sul soggetto, dunque abbiamo fatto domande su eventuali cambiamenti nel funzionamento del soggetto, cosa abbastanza tipica tra l'altro per una persona giovane, e abbiamo parlato direttamente con l'interessato e poi anche appunto, come dicevo, con la famiglia. Abbiamo cercato di ovviamente redigere una anamnesi del soggetto, quindi abbiamo fatto domande appunto di questo tipo alla famiglia. Seconda parte del colloquio, abbiamo cercato di vedere il soggetto da solo, dunque senza la presenza dei familiari. Abbiamo cercato di indagare per esempio sull'aspetto scolastico, come va a scuola, hai particolari difficoltà, c'è qualcosa che ti preoccupa in particolare, qualcosa che ti veramente rappresenta un problema per te costantemente a scuola, eccetera. E naturalmente abbiamo utilizzato in questo senso un protocollo per il quale abbiamo anche utilizzato dei disegni che eventualmente questi ragazzi fanno per cercare di capire per esempio il grado di tristezza che poteva emergere. Naturalmente nel caso di individui affetti da disabilità intellettive abbiamo cercato di lavorare anche sulla capacità di esprimere le proprie emozioni e abbiamo visto per esempio che alcune misure di tipo di tipo futuro, in qualche modo, che in qualche modo parlavano di una proiezione nel futuro, potevano essere particolarmente interessanti per noi. E poi abbiamo parlato della sovrapposizione tra il disturbo psichiatrico e l'autismo, e questo è veramente uno dei problemi principali quando si tratta di valutare il quadro depressivo in soggetti autistici, perché la sintomatologia a volte veramente si sovrappone e quindi bisogna stare molto attenti anche a valutare per esempio l'elemento dell'introversione, no? dell'isolamento sociale e poi naturalmente il problema del deficit cognitivo. A volte questi soggetti mascherano questo tipo di disturbi perché presentano magari delle difficoltà appunto nell'espressione dei propri sentimenti. Allora, che cosa abbiamo fatto nel nostro studio? Beh, intanto quello che vi ho detto
progetto adesso e poi abbiamo cercato di capire rispetto al momento iniziale della nostra valutazione il tipo di cambiamenti che questo soggetto presentava, dunque una verifica diciamo in corso d'opera. Abbiamo molto lavorato su questo e sulle informazioni che riuscivamo ad ottenere sia dal soggetto interessato sia dalla sua famiglia. Bene, allora ci siamo basati sul DSM-4, i criteri diagnostici appunto inclusi nel DSM-4, però abbiamo anche utilizzato quanto previsto nei criteri diagnostici ICD-10 e abbiamo seguito queste linee guida relative alle disabilità intellettive, ma anche il disturbo ossessivo-compulsivo, nonché abbiamo cercato di capire quali fossero le caratteristiche principali dei quadri depressivi appunto di persone affette da disabilità intellettive più in generale. Allora la nostra impostazione diagnostica era quella del consensus, quindi laddove ci fossero dei sintomi significativi sul piano clinico, noi abbiamo cercato di adottare quello che appunto la clinica già prevede per quello che concerne gli aspetti psicologici e psichiatrici e su questo abbiamo poi lavorato. Allora, guardiamo qui questa torta, vedete le varie percentuali relative alle diverse comorbidità, vedete come sono appunto distribuite. Ecco, che cosa otteniamo da questo? Beh, abbiamo sicuramente una comorbidità importante stabilita, diciamo costituita in qualche modo dai disturbi psichiatrici e qui dovremmo veramente sottolineare il fatto che l'autismo è sicuramente una condizione fondamentale perché questi disturbi emergano. Poi ci sono naturalmente i disturbi dell'umore e naturalmente anche in questo gruppo dovremmo parlare della depressione maggiore, come pure il disturbo bipolare che è stato incluso regolarmente in questo 32% che vedete appunto in arancione e poi naturalmente i disturbi dell'ansia sono decisamente presenti con un 22%.